Ciao a tutti amanti dell'Urbex e benvenuti in questa nuova esplorazione. Prima di proseguire con il video vi ricordo che potete sostenerci abbonandovi al nostro canale YouTube. Come fare? Basta cliccare qua sotto il tasto abbonati, vi usciranno tutte le informazioni a riguardo. Tornando alla nostra esplorazione urbana di luoghi abbandonati, ci troviamo in Lombardia e siamo venuti ad esplorare un mobilificio abbandonato. Più avanti nel corso del video magari anche qualche cenno storico. Andiamo! Allora ragazzi, la zona, questa la prima, è quella del magazzino, infatti vedete tutti i numeri che penso usassero per lo stoccaggio del materiale o anche per la spedizione, penso. Sono in compagnia di Andrea, Urbex Back in Time, che mi accompagna anche oggi in esplorazione. E Andrea mi ha detto che, allora, stiamo registrando il video a luglio del 2023, non so quando lo pubblicheremo. Mi ha detto che ci è venuto in primavera, quindi verso marzo, aprile, e il posto non era così devastato, non c'erano alcuni graffiti, non c'erano, quindi molto probabilmente dei ragazzini sono entrati, come sempre, a, scusatemi il termine, sputtanare il posto. Qua ci sono dei macchinari, in teoria il mobilificio è anche molto interessante perché comunque conserva ancora questi macchinari. Andrea, se vuoi aggiungere qualcosa o correggermi. Specifico non so niente, secondo me potrebbero essere macchinari per tagliare il... Aspetta che facciamo il giro. Per cominciare a dargli una forma. Può essere. Se qua mettevano le assi. Giusto? Penso. Che dici? Sto ipotizzando anche. Sì, no, anch'io, perché non è così a vista, essendo così lunghi, magari esatto, per le assi un po' più lunghe. Poi naturalmente, qualora dovessimo sbagliare, fatemi sapere nei commenti a cosa servissero questi macchinari. Cosa c'è scritto lì? Posso inquadrare? Prima di iniziare il movimento delle spalle, azionare la pompa di lubrificazione. Ah sì, sì. Però nello specifico... No, devo stare attento a non inquadrare il nome del posto, vabbè che non c'è scritto dappertutto, no. L'ho visto scritto di là. E poi per il resto non mi pare di averlo visto scritto. Ragazzi, fatemi sapere subito cosa ne pensate di questi macchinari e soprattutto a cosa servissero, anzi noi vogliamo sapere proprio quello. Poi, come vi ho detto poc'anzi, più avanti vi do qualche cenno storico sul posto, soprattutto da quanto è abbandonato, perché Andrea da ragazzino si ricorda che vedeva attivo il mobilificio. Comunque non male, vandalizzato, purtroppo è un posto pubblico, è un'azienda, però i macchinari sono molto fighi, eh. Allora, entriamo in questo... No, ma stai, non ti preoccupare, anzi, se mi vuoi far da guida... Allora, entriamo in questo altro capannone, qui un po' più già un po' più libero, vedete, a terra... tra l'altro dall'altra parte dobbiamo stare attenti perché ci sono anche i vetri per terra, ecco, vedete che anche qua qualche vetro rotto c'è. Noi comunque sempre scarpe antinfortunistiche e guanti, soprattutto sempre a portata di mano, niente. E questo molto probabilmente era l'ufficio del caporeparto. Proseguiamo l'esplorazione. Andre, se vuoi aggiungere qualcosa... Ma sembrano delle specie di presse. Sì, sì, anch'io per incollare, probabilmente. Anch'io avrei ipotizzato delle presse. Quella scendeva giù. Esatto, una cosa del genere. Sì, poi vedo che sono idrauliche in qualche modo. Un po' d'aria. Ah, tra l'altro l'azienda Ocmac è di Mariano Comense, vicino alle mie zone. Quella che la produce, eh? Sì, sì, quella che produce. Ma chissà se c'è ancora, è fallita pure lei. Di questi nastri, non so cosa potessero. Ci sono anche là, guarda. Sopra. Sopra lì è ancora, non dico pieno, però guardate quanto è alto, questo è veramente un capannone, chissà quanto amianto c'è qua sopra. Non voglio neanche immaginarlo, guarda. Porca trova, veramente, meglio non pensarci. Ecco, vedi, io produco sti motori. Ah, ecco. Cose del genere. Sì, esatto, più o meno, motore, cuffia. Ah, guarda, questi sono dei trapani, c'è il mandrino che gira. È vero. Qua probabilmente mettevi le punte. E questa è una prospettiva dell'altro capannone da dove siamo venuti. Dobbiamo andare ancora di là, vedete i graffiti. Questo era un frigo? Sì, un frigo ben decorato.
fatto dai Wright. Sì, esatto, esatto. L'hanno tutto, tra l'altro è in piombo. Sai che non lo so, però quando l'ho chiuso ha fatto un po' di rumore. Sì, mi sa che è bello vecchiotto. Può essere che sia rivestito in piombo allora. È bello pesantino, eh. Boh, proseguiamo, vediamo se possiamo trovare qualcosa di interessante. Questi sono... Ah, ma qua c'è anche la moquette, cioè moquette è un parolone, un tappeto. Il red carpet. Esatto, ci hanno messo il red carpet per esplorare. Qua sono tutti degli aspiratori. Aspiratori, sì, infatti. Un'altra zona di taglio. Lo stavo dicendo perché anch'io al lavoro li ho fondamentalmente uguali, anche lì vedi. Ah, ecco. Sì. Delle prese d'aria. E lì ci sono ancora dei pannelli, guarda. Sugli scaffali ci sono ancora dei pannelli. Esatto, dei pannelli. Ah, di là si passa. Arrivo, eh. Sì, infatti stavo dicendo giustamente a chi poi vedrà il video su YouTube che a terra c'è la segatura che poi viene anche usata quando, sai, quando piove, sì, per esatto, evitare di scivolare un metro bravo, metro, sì. Esatto, quindi ho indovinato una roba, incredibile. Sì, poi diciamo che qui non è che ci sia molto, giustamente lavoravano in legno. L'abbiamo detto prima, dei vari snodi, dei tubi che sono esploratori, che sono aspiratori, giustamente. E adesso dobbiamo andare esattamente di là a destra. Tra l'altro siamo in diretta anche su YouTube, guardate Andrea. Non l'ho mai fatta sta roba di fare sia diretta che video. Oggi sono incaricato. Sì, oggi sei la mia spalla. Oggi sei la mia spalla, dai, andiamo a esplorare di là. Allora ragazzi, io vi ricordo che se il video vi sta piacendo potete sostenerci con 3 semplici azioni completamente gratuite. Il primo è un bel mi piace al video, il secondo è un commento proprio qua sotto, quindi fateci sapere cosa ne pensate di questo mobilificio abbandonato, devo guardare a terra se no mi ammazzo, e soprattutto la terza, che è la cosa più importante, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella delle notifiche cliccando su tutto. Adesso stiamo andando, o per meglio dire stiamo entrando in un altro reparto, vediamo cosa troviamo, andiamo. Ok ragazzi, entriamo subito in quest'altro reparto, come ho detto poc'anzi, possiamo vedere un murales. Tra l'altro vi dico la verità, i murales così non mi dispiacciono neanche. Ecco, queste scritte magari le possiamo evitare, anche qua ho letto prima no al vandalismo, sì alla droga, sarebbe meglio no a tutte e due. Però vabbè. Non sono, o meglio, no al vandalismo è giusto, no alla droga, poi la gente è grande, vaccinata e può fare quello che vuole. Qui sicuramente hanno devastato parecchio, ragazzi, eh. Tra l'altro di là, vedete, di là c'è un altro capannone e poi dobbiamo andare dove c'era lo showroom, perché mi ha detto Andrea che dalla strada appunto si vedeva proprio lo showroom dove vendevano i mobili, quindi li producevano e poi direttamente c'era la vendita diretta dal produttore. Qui ci sono vari macchinari, non mi pronuncio sull'uso che ne facevano gli operai perché non sono così tanto esperto da potermi permettere un commento, e come dico sempre preferisco lasciare a voi la parola qua sotto nei commenti. Poi alcuni sono stati smontati, devastati, quindi non, magari anche il più semplice dei macchinari non si capisce effettivamente a cosa potesse servire. Faccio un giro di qua, guardate, a terra ragazzi bisogna stare veramente molto molto attenti, tra poco vi dirò anche da quanto è stato abbandonato il posto. Raggiungiamo Andrea. Ah, guardate che belli questi. Non male. Chissà cosa servivano questi. Ragazzi,
nei commenti, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Raggiungiamo Andrea, dai. Allora, questa penso che fosse la classica officina, dove vedete c'erano anche i pezzi di ricambio. Questa penso fosse, non so, una pressa. Purtroppo è stato tutto incasinato. Sì, diciamo, Andre, tu l'avevi, Andrea sta facendo la diretta, tu l'avevi trovato in condizioni migliori? Sì, diciamo che principalmente le cose che sono all'interno sono ancora quasi. Ok. Però hanno tirato tutto per aria. Ok, allora Andrea ha detto che le cose che c'erano più o meno si sono conservate, il problema è che si sono conservate male perché sono state buttate all'aria purtroppo. Allora, mi trovo nell'ufficio, Andrea sta facendo la diretta, tra poco la termina perché purtroppo ragazzi oggi devo fare tutto io, sia foto che video. Qua facevano i disegni, infatti adesso vi farò vedere una cosa che lo testimonia, ed è questo qua, il tecnigrafo, giusto? Sì. Sì, ok, no, chiedo. Dovrebbe essere un cartografo. Perché il tecnigrafo non è quello che svolge la funzione. Ti ricordi che c'era anche all'anificio? Sì, ne trovi ogni tanto. Quindi vabbè, comunque nel caso fatemi sapere. Se non ricordo male, è un tecnigrafo. Ah, se ok. Qualcuno ne sa di più. Esatto. Sì, infatti. Poi a terra ci sono anche dei pennarelli. Prima mi avevi fatto anche questo. Anche questa è una gomma, Sì, le classiche. Le gomme di una volta. Come quelle che si usavano a scuola. Bravo, esatto. Anche qui. Per cancellare. Esatto, anche qui c'è un pennarello. Sì, questa diciamo che dell'ufficio è l'unica parte interessante, perché poi avete visto che di là purtroppo è tutto crollato. Cos'è? Mi confermano che potrebbe essere un tecnigrafo. Ah, un tecnigrafo? Sì. Ok, ok. Perfetto. Grazie, fare la diretta durante l'esplorazione serve a qualcosa. Allora ragazzi, prossimo reparto, o per meglio dire, io con prossimo reparto intendo prossimo... capannone, intendiamoci, cioè questo è un unico capannone però diviso in quattro sezioni, quindi forse è meglio dire, è più corretto dire altra sezione, se così vogliamo dire. Poi vi faccio vedere esternamente com'è il posto. Beh, qua non è che ci sia tanto da commentare, sinceramente. Le immagini, come dico sempre, sono, ogni mia parola sarebbe superflua. Tra l'altro Andrea mi raccontava che la bilancia era l'unica cosa rimasta integra, ma purtroppo, come potete vedere, hanno devastato anche quella. Però di fianco c'è un bel murales, se così possiamo chiamarlo. Non penso che in questa sezione ci sia nulla da commentare. Naturalmente poi, bene o male, tutti gli spazi delle industrie più o meno sono tutti uguali. Vediamo se poi riusciremo ad andare anche negli uffici. Ecco, là sicuramente c'è l'ufficio. Quello è un ufficio, sì, vero? Un ufficetto. Guardate dove dobbiamo passare, veramente un attimo, farsi male, soprattutto prendersi una storta. Sì, beh, ufficio è un parolone. Diciamo che qua ci sta una persona a malapena. E qui c'era una specie di deposito, però guardate come è stato tutto buttato all'aria. Allora ragazzi, adesso stiamo uscendo, vedete, e stiamo andando ad esplorare tutta questa parte qua. Guardate l'erba, la vegetazione, quanto è fitta. Restate sintonizzati, perché lì voi non lo vedete, ma c'è una cosa veramente molto molto figa. Seguiamo Andrea, dai, andiamo. Tenetevi forte. Guardate ragazzi. Dai, una barca in un'azienda, non me lo aspettavo. Veramente
bellissima. Ha detto Andrea che prima, tra l'altro, c'erano ancora i vetri, non c'erano, o meglio, c'erano molti meno graffiti, però che figata, dai. Bellissima. Bellissima. Molto molto bella. Tra l'altro qua si può anche salire, magari ve la inquadro più da vicino. No, vabbè. Figata. Ragazzi, io che sono, scusate, io che sono un appassionato di Titanic, questo ritrovamento è sicuramente il ritrovamento più bello che a tema naturalmente che potessi fare. Tra Barca di Gesù hanno scritto. Molto bello questo ritrovamento, e tra l'altro le sorprese non sono finite qua, ve lo dico. Lì c'è uno scivolo così totalmente a caso. Mamma mia, impressionante. E poi guardate, in realtà il capannone non è che meriti molto, però, signori, però la barca sì, figata pazzesca. Allora ragazzi, mi sto avvicinando a quelli che secondo me a tutti gli effetti erano degli uffici, secondo me, o può essere che fosse una sala di controllo, una control room, però secondo me era scomoda raggiungerla, quindi secondo me quello era l'ufficio, ad esempio, del capo reparto, che appunto controllasse il corretto svolgimento del lavoro classico, con le vetrine, in modo tale che uno potesse affacciarsi. Anche da me è così, non in mezzo all'azienda, però il capo si può affacciare e vedere tutto lo stabilimento, in poche parole. Adesso ci sono altri ritrovamenti, ve li mostro immediatamente. Allora ragazzi, tenetevi forte, perché vi porto a vedere due ritrovamenti veramente incredibili. Quindi questi due più la barca, siamo già al terzo ritrovamento, e il tutto concentrato in pochissimi metri, perché vedete, la barca è dietro a queste pareti qua. E adesso mi dirigo verso la prima macchina. Eccola qua, bellissima, veramente molto molto bella. L'hanno ridotta uno schifo, purtroppo. Tra l'altro gli hanno dato anche fuoco, da quello che si può vedere. E guardate come l'hanno ridotta veramente uno schifo. Guardate, c'è dentro, all'interno c'è solo la struttura, i sedili, la pelle, quello che è, gomma piuma, è stata praticamente, è sparita, perché sicuramente gli hanno dato fuoco. Adesso andiamo a vedere l'altra. Allora, questa, ragazzi, l'altra cos'era che non ci ho fatto vedere? Una Fiat. Non ho neanche visto sinceramente. Questa era una Renault Diesel, c'è scritto lì, non so se lo vedete. È cambiata più questa o l'altra? L'altra è cambiata. Questa si è conservata meglio, però, cioè. Ok, qua manca, anche di là manca la ruota? Yeah, qua è terra. Ah, ok. Però questa dentro si è conservata nettamente, nettamente meglio. Vedete, i sedili ci sono ancora, mentre lì c'era solo le ossa. Sì, ormai era lo scheletro. Lo scheletro, bravo, non mi veniva il termine. Dentro, sì, non si è conservata male. Dai, pensavo peggio. Molto bella, molto bella. Non ha la targa, vero? Neanche dietro. Guardate, se c'era anche il nome della macchina. Ah, ok, beh, meglio che non ce l'abbia. Non l'ho trovato. Da una parte, no. Ok. Vedete? Esatto, beh, meglio così non devo censurare niente. Una e l'altra quella lì. E vedete, poi per il resto il capannone non è che offra molto. A parte le due macchine e la barca, che comunque, ragazzi, sono tanta tanta roba, il capannone è fondamentalmente vuoto. Thank you.
Ok ragazzi, dopo aver trovato una barca e due automobili ci dirigiamo negli uffici, quindi ci lasciamo alle spalle la parte produttiva, andiamo negli uffici, vi avrei detto che vi davo due notizie, due cenni più che altro storici, andiamo negli uffici e ve li do, andiamo. Allora ragazzi, qua ci troviamo negli uffici, li vedete, purtroppo la parte sotto è completamente bruciata. C'era lo showroom, siccome loro giusto producevano e poi vendevano, lo showroom, uno, è stato bruciato, due, è stato vandalizzato, tre, ci piove dentro, ci sono delle infiltrazioni belle pesanti. Qua qualcosina ha retto, però vedete che anche qui, vedete, si vede che hanno bruciato. Sì, Andrea mi suggerisce di entrare, ma hanno devastato, sì, esatto. No, qua forse non hanno bruciato. Sì, hanno solo distrutto. Però si hanno distrutto, no, però sento o viene da sotto l'odore di bruciato, magari le infiltrazioni. Anzi, su sto pavimento forse non ci starei neanche troppo. Sì, no, infatti, perché poi col bagnato si indebolisce ancora di più. Vedete che qua, ragazzi, vedete, piove dentro sostanzialmente. Peccato perché lo showroom è anche tanto buio, ma poi era veramente molto molto bello. In realtà la fabbrica non è male, però come dice giustamente Andrea, lui è incazzato, scusatemi il termine, perché lui l'ha vista quando era, possiamo dire, nettamente meglio. L'ha vista quando era nettamente meglio e ragazzi, come gli dicevo a lui, fa particolarmente arrabbiare quando vedi un posto prima e quando lo vedi dopo, che poi non è che l'abbia visto 10 anni fa. Vi ripeto, stiamo registrando il video a luglio del 2023, lui c'è stato ad aprile-maggio, quindi sono passati 3-4 mesi. Però adesso vi porto a vedere un altro ritrovamento che abbiamo fatto, ma Andrea me l'aveva detto, che abbiamo fatto anche in questo piano qua, che poi penso che l'esplorazione sia finita, giusto? Perfetto. Ecco, guardate tutti i documenti, faldoni, vari registri che sono stati buttati a terra. Vi faccio giusto una panoramica da questa prospettiva. Vedete, a parte il soffitto, che naturalmente i calcinacci stanno crollando per dovere di cose sul pavimento, come in questo caso sul tavolo, però sono veramente ridotti male. Poi soprattutto qui siamo all'ultimo piano, quindi qua sopra c'è il tetto, quindi naturalmente le infiltrazioni è più facile che rovinino i piani alti rispetto ai piani bassi. E tra l'altro qua di calcinacci ne sono caduti un bel po'. Tra l'altro adesso vi dirò una cosa, prendetela con le pinze, non è neanche malaccio lo spazio, perché adesso vi faccio una ripresa da qua, vedete, mi volto e questo colore azzurro, io l'ho sempre detto, a me l'azzurro mette pace, mette serenità e ricorda anche il mare. Vedete, non è neanche malaccio questo scorcio, come piace dire a me, è uno scorcio molto interessante, però purtroppo l'arredamento ormai è completamente andato. Allora ragazzi, spero mi si senta. Comunque il complesso più o meno è di circa 8000 metri quadri, cioè signori, 8 km di azienda, è compresa lo showroom, gli uffici non sono per niente pochi. Tra l'altro era una SPA e non una SRL, quindi comunque era un'azienda, come si dice, quotata, no? Conosciuta, importante. E la cosa più importante, scusatemi il gioco di parole, mi ha detto Andrea, che tra l'altro è qua davanti a me, che è stata abbandonata più o meno all'incirca fine anni 90, inizi 2000, quindi una ventina d'anni per le condizioni ci possono stare. Adesso andiamo a vedere l'ultima cosa, che è molto molto bella, restate sintonizzati fino alla fine, andiamo. Allora, ripercorriamo il percorso al contrario. Tra l'altro qui l'aria, ragazzi, è molto più respirabile, giù che hanno bruciato tutto. Andrea mi ha detto che c'era la mensa, ma la mensa non c'è più perché è stata completamente bruciata. Vi assicuro che giù l'aria è irrespirabile. Vedete, noi siamo saliti da,
da queste scale e adesso andiamo a vedere, se non mi ammazzo prima, questa stanza qui. Nulla di particolare, lì ci sono dei faldoni, ma la cosa che più sicuramente cattura, e qua c'è l'odore di bruciato e di muffa, c'è la cosa che più cattura la nostra attenzione è questa. Mica quanto pesa! Ah, perché c'è il... quella che sicuramente cattura la nostra attenzione è questa cassaforte qua. E questa è rimasta dov'è? Sì, almeno almeno questa è rimasta dov'è? Cavolo, bella grande, cavolo. Sì, si apre anche lì, ho chiuso io. Ah, ok. Sì, avevo chiuso io e qua ci sono i faldoni. E direi che l'esplorazione, giusto Andre, si può concludere sì. Qua. Esatto. Perfetto, saluta. Ecco ragazzi, siamo giunti alla fine dell'esplorazione. Questo è il cancello che noi avevamo chiuso, però si è aperto col vento. Infatti noi siamo arrivati e ha detto, oh, c'è il cancello aperto. Però poi abbiamo notato che si è aperto col vento. E questa è la struttura di questo mobilificio. Amanti dell'urbex, anche questa esplorazione all'interno di questo mobilificio abbandonato è giunta al termine. Sicuramente siamo arrivati un pelino tardi, se così possiamo dire. Andrea, che ha registrato, che ha esplorato il posto 3-4 mesi prima di noi, avrebbe assegnato a questa location 7 punti urbex. Io, per come l'ho trovato, per i ritrovamenti che abbiamo fatto e per il vandalismo che purtroppo è evidente, ho deciso di assegnare a questa location 6 punti urbex. Come sempre vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social che trovate qua sotto in descrizione. Se il video vi è piaciuto, vi ricordo che per chi volesse sono disponibili gli abbonamenti, basta cliccare proprio sotto al video il tasto abbonati e vi usciranno tutte le informazioni con vantaggi e fasce di prezzo. Dalla Lombardia vi ringrazio per aver seguito questa esplorazione all'interno di questo luogo abbandonato e naturalmente, come sempre, ci vediamo domenica prossima. Ciao!